Dario Simeone alla fine di questa partita, come vi spiegate, almeno i primi 15 minuti di partita e Lugano vi ha sovrastato. Sì, sicuro siamo delusi dalla nostra prestazione. Sapevamo che arrivavamo a Lugano a giocare contro una squadra che non è in ottima forma al momento e fa di tutto per vincere ogni partita. E sono stati bravi il primo tempo a metterci subito in difficoltà e poi giocare molto bene difensivamente. In Coppa Campione andate molto bene, avete passato il turno, però in campionato fate un po' fatica. Sì, soprattutto non abbiamo quella costanza, facciamo magari una partita bene, una male, o magari mezza partita bene, gli ultimi 30 minuti male o viceversa, e in questo modo quest'anno col livello più alto del campionato diventa difficile vincere le partite, quindi dobbiamo guardarci allo specchio e lavorare ancora più duro. Abbiamo visto squadre che potenzialmente sulla carta non sono di alta classifica trovarsi nei primi posti, invece Zurigo, voi fate un pochino più fatica, come mai? È difficile da dire, penso che sulla carta non si può valutare una squadra, quello che conta è quello che si porta sul ghiaccio e noi non lo stiamo facendo abbastanza bene, mentre altre squadre stanno facendo probabilmente le piccole cose meglio di noi e quindi sono dove si trovano, noi siamo dove ci troviamo e dobbiamo darci una mossa. Vedere tanti portieri stranieri e se ci puoi dare un giudizio sul portiere del Lugano, che sembra a mio avviso forse un portiere più forte del campionato, almeno a livello di stranieri. Sì, sicuramente è un ottimo portiere, ma questa sera noi abbiamo fatto troppo poco per metterlo in difficoltà, abbiamo creato troppo poco traffico sotto porta, abbiamo lottato troppo poco per trovare quegli spazi che ci permettono di segnare, e, come detto, così non si vincono le partite. Un periodo negativo giocare con i ticinesi. Ma non è che dipende ticinese o non ticinese, tutte le squadre scendono sul ghiaccio per guadagnare punti e noi vogliamo fare lo stesso. Ti ringraziamo e in bocca al lupo per il prossimo campionato.